Lì dentro lì. Attenzione, marco il resto della squadra. Veramente. What's up guys, qui il vostro Naked che vi parla, ragazzi, e vi tornati con un nuovo video, signori miei, nazionale, oggi qui perché Duduloni miei della Dudulonia, oggi non crederete ai vostri occhi. Beh sì, perché molti mi chiedono, nazionale, ma da corto adesso qual è la più forte, qual è l'arma più golosa? E vi stupirò nel dirvi che l'arma da corto più potente del gioco non è una mitraglietta e neanche un assalto, raga. Quindi condividete questo video con i vostri amici perché anche loro vorranno sapere qual è l'arma più demoniaca e tra l'altro la più inaspettata, ragazzi, perché questa veramente I don't have parole proprio. Ma prima di iniziare, ragazzuoli, sta per arrivare un evento veramente importante. Vi dico solo che il ROG Phone 8 sta per arrivare e non è quello che, questo che ho in mano. Questo che ho in mano è il ROG Phone 6. Il 9 gennaio, rega, verrà presentato al mondo il nuovo telefono di ROG. Allucinante, ragaz, che non sto qua a dirvi, vi lascerò un po' con il fiato sospeso perché sarà qualcosa veramente di incredibile. E dato appunto l'imminente evento, sono arrivati degli sconti su tutto il comparto ROG, dai telefoni ai monitor alle periferiche, ovviamente offerte a tempo limitato, quindi vi lascio un nuovo link qua sotto in descrizione, guardatelo, raga, perché probabilmente anche magari visto e considerato che arriva Natale ci sono delle offertone che non potete perdervi, quindi pigiate il link in descrizione e fatemi sapere, ragazzi, il nazionale sempre qua per voi. Eccola qua, ragazzuoli, molti diranno, nazionale, ma che arma è questa? Da dove proviene? Da che pianeta? Raga, il pistolone Core 45 con le componenti aftermarket, quindi per la seconda volta proviamo questa aggiunta del nuovo Warzone che in questo caso trasforma l'arma in un... in una mitraglietta micidiale particolare perché è unica nel suo genere. Adesso vi dirò il perché. Allora, utilizzandola, ok, lasciandola che vi faccio vedere giusto a pelle, no, con le tre piastre, l'arma in questione, no, vabbè, fenomenale, è un'arma a raffiche e non, nel senso che quando noi schiacciamo una volta spara delle raffiche da due, no, ok. Se io invece continuo, come potete vedere, diventa automatica. Il problema che cos'è? Che non sono proprio delle raffiche da due, perché se schiaccio una volta, raga, spara un solo colpo. Quando rilascio invece il tasto, rilascia il secondo colpo. Quindi quando premo e rilascio, sono due colpi. Ma se premo una volta, è uno. Quando rilascio, è un altro colpo. Interessante, dovete solo è come concettualmente come un'arma raffica, non è che è niente di diverso, solo che, cioè, basta spammare, ragazzi, solo che volevo informarvi di questa cosa un po' particolare di questa mossa che lo rende anche abbastanza interessante. La build parte ovviamente dal kit di conversione del Sium, che è quella fondamentale che rende l'arma praticamente automatica e la potenza in tutto e per tutto, portata, velocità proiettile, recoil, eccetera eccetera eccetera. Calcio XRK Dynamic, lastrona riflettentonas, compensatore 95F pistol che la stabilizza definitivamente in modo tale da essere ferma e mobile sul bersaglio, e caricatorone da 40 colpoloni, il massimo disponibile all'interno dell'arma. Ragazzi, molti saranno scettici, ok, va bene, adesso vedete alle mie spalle il grafico comparato con la Wasp Swarm, che è la mitraglietta più forte. Come potete vedere, non c'è gara, ok? Non c'è gara, il grafico lo dimostra. La partita adesso che vi faccio vedere lo dimostra. Vi consiglio, se volete provare, l'ebbrezza di un'arma un po' particolare che demolisce letteralmente. Questa l'ho cercata proprio, l'ho trovata come un uovo in un pagliaio, che non esiste. Ovviamente, ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Noi ci vediamo domani con il prossimo video. Bella, ragazzi. Non ho provato neanche una nuvola. Non ho capito, ma l'amore è una favola? Eccolo. È entrato. Non permettere mai più, zio Porco. Buonasera, Davida. Shotami, buonasera. Sì, ma la Wasp oro con 32 colpi anche...
Facci c'è quella. Mamma mia, tutto grazie al pad qua. Dove sono gli altri? Ah, ma non è la mina, è il ventilatore, porco zio. Ma sta lavorando, ma sta amica, sta costruendo strutture in legno imponenti, ragazzi, cioè robe da proprio. Lancio di equipaggiamento in arrivo. Sono ferita. Dai, c'è un altro, Marco, sempre sul tetto. Della squadra sulla mappa tattica. Sul nostro. Sì, sì, dove sei tu. Soldato nemico in arrivo. Oddio. Oh, un altro in fondo. Dentro lì. Marco, il resto della squadra sulla mappa tattica. X-Defiant, bella domanda, raga, non so che abbia fatto. X-Defiant, raga, non so che fine abbia fatto. Ma mi sa che neanche Ubisoft sa che fine ha fatto. No. Oh, la madonna. Sopra la montagnetta. Bersaglio a terra, Marco e i suoi compagni. Questa pistola mi sa che è forte in culo, porco. Sì, è rotta. Oh, qua c'è. Fior Nick, buonasera! Mi chiama presa. Due sul tetto, eh. Ritorno non disponibile. No. Ma scendo dalle scale. Un culo, zio. Ritorno non cosa? Più attivo. Di quello che hai fatto è fino stronzo. Oh, la madonna, tutti mi la messi sul tetto. Vabbè, lo vedi? Ti vedo lì rannicchiare. Dito. Il problema è il recoil, frate. No, il recoil quando parte la prima scarica. No, il recoil lo tengo quando parte la prima scarica. Dai una botta? Mi dà... Sì, ti do una botta. Cosa, zio, te lo do volentieri, vostro. Ma veramente? Che cazzo ho appena visto, raga. Frate, se ti dico dove erano questi. Stanno arrivando. Altro da me e da me stanzi. Vediamo come avevamo fatto questi. Puttana. Mi è stato un colpo. Due bas via questo, ok. Soldato nemico in arrivo. Ci serve una ricognizione aerea. Confermato. UAV attivo. Porco zio! Non posso fottere con Nazionale!